Buon pomeriggio e ben ritrovati ad una nuova puntata di Business Leader. In che modo i robot minacciano il lavoro? Quando si parla di lavoro, dei bisogni delle aziende e delle difficoltà di molte categorie di lavoratori di trovare un impiego adeguato alle proprie capacità e alle proprie competenze, oggi, quando si fa appunto questo dibattito, entra sempre di più un attore che sta modificando tutta l'intera filiera produttiva. Stiamo parlando dell'automazione dei processi. Qualcuno, qualche azienda naturalmente ne sta traendo il massimo vantaggio, qualcuno annusa il cambiamento cercando di capire come sfruttarlo per la propria realtà, fino al paradosso di chi invece respinge totalmente questa rivoluzione, ovviamente calcolando che l'introduzione di forme di robotizzazione sempre più spinte possa cancellare molti posti di lavoro. Quindi non trasformare il lavoro, ma addirittura cancellarlo. Quindi è una idea assolutamente estrema e invece le cose non stanno andando in questo modo e noi ne parliamo oggi con il nostro ospite. Naturalmente con lui analizzeremo anche quello che è un po' il filo conduttore di tutti questi programmi che abbiamo iniziato a organizzare per affrontare le dinamiche del mondo del lavoro e quindi il protagonista di oggi continuerà ad essere il cosiddetto mismatch. Intanto il titolo che abbiamo dato al programma, L'uomo al centro della tecnorivoluzione. Benvenuto a Marco Teisch, docente del Manufacturing Group della School of Management del Politecnico di Milano e responsabile dell'Osservatorio Industria 4.0. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Buongiorno, buon pomeriggio. Sì, Pomeriggio. esatto, è una trasmissione per tutte le stagioni, professore. Benissimo. Grazie intanto per essere venuto a trovarci perché davvero voi al Politecnico producete molta forma e molta sostanza, nel senso molta attività di analisi, ma poi anche molta attività concreta che vuole dire formare le giovani leve del lavoro per essere pronte naturalmente ad essere immediatamente introdotte in azienda. Ho molto banalizzato, ma adesso con lei concretizzeremo assolutamente il nostro ragionamento. Però io prima di tutto volevo partire, professore, con una curiosità, perché voi siete un po' l'universitario attivissimo, come dicevo, nell'indagare come cambia il mercato del lavoro e i bisogni, come cambiano anche i bisogni dell'impresa italiana. Dall'altra parte ci continuano a dire che l'università italiana sforna laureati del tutto impreparati al nostro mercato del lavoro. Ovviamente sono due idee molto distanti. Dove sta la verità? Qual è il mezzo? Noi siamo convinti invece di preparare persone che siano immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, anche perché noi lavoriamo quotidianamente con le imprese, quindi non siamo chiusi in una torre d'avorio, ma siamo più in azienda che nelle nostre aule, perché riteniamo che il modo migliore per poter fare formazione sia quello di vivere il mondo reale, di capire il mondo reale, di progettare insieme alle imprese il mondo reale e poi di trasformare questo know-how in attività di formazione per rendere poi i nostri laureati il più pronti possibile per entrare nel mondo del lavoro. Il tema non credo che sia la qualità delle persone che si laureano oggi in Italia, credo che sia un tema di quantità di persone che si laureano e di tipologie di persone che si laureano. Forse dovremmo avere più studenti in ingresso, più matricole per poter far fronte alla domanda. Oggi i laureati del Politecnico di Milano, ma vale in generale per molte altre università tecniche in Italia, trovano lavoro sostanzialmente nel 100% dei casi. Noi siamo al 94% a 6 mesi, siamo a circa il 30% di persone che il giorno della laurea hanno già un posto di lavoro. Quindi evidentemente c'è una domanda di questa tipologia di persone, ma una domanda che non è assolutamente coperta dall'offerta di persone. Bisognerebbe parlare più con le famiglie e dire dove sono i posti di lavoro. Esatto, c'è il grande tema, sempre come dire un po' lo scheletro nell'armadio, il grande convitato di pietra ad ogni dibattito che è quello dell'orientamento, ma magari professore ci arriviamo adesso. Intanto volevo mostrare subito qualche dato che ci racconta quanto vale la cosiddetta industria 4.0 appunto in Italia. Vale qualcosa come 2,4 miliardi di euro, è un mercato che sta crescendo, questi sono dati peraltro ancora relativi al 2017, quindi magari qualche cosina sarà anche cambiato. Ci aiuta ad analizzare, professore, queste voci. Nel 2017 in Italia cresce il mercato appunto di Industria 4.0 fra soluzioni IT, componenti tecnologiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e servizi collegati che si attesta su un valore compreso fra i 2,3 e i 2,4 miliardi. Ci traduce un po' per chi non ha confidenza con questi argomenti? L'industria 4.0 vogliono dire sostanzialmente due cose, vogliono dire macchine, impianti che producono, ma vogliono dire anche soluzioni tecnologiche che abilitano queste macchine
ad essere più efficienti. Vuol dire raccogliere dati, vuol dire raccogliere informazioni, analizzare questi dati per rendere queste macchine più efficienti e più competitive. Il dato che avete visto di 2,4 miliardi si riferisce solo alla parte, lasciatemi dire così, intelligente, la parte digitale di queste macchine, di questo mondo, perché poi c'è tutta la parte invece più di manifatturiero tradizionale che è trascinata poi da questa volontà di innovazione. Un'impresa oggi per essere più efficiente ha bisogno di essere più smart, più intelligente, di raccogliere dati, ha bisogno di macchine nuove che siano connesse e che quindi in qualche modo consentano alla persona, all'operatore di raccogliere dati, di leggere i dati, di prendere decisioni più velocemente. Un altro dato che ci ha colpito molto è che solo il 2,5% delle imprese non sa che cosa sia il fenomeno per intero Industria 4.0, il 55% delle imprese che voi avete monitorato ha già realizzato soluzioni di questo tipo. È una percentuale soddisfacente? Il 2,5% è una percentuale che non sa cosa sia, è assolutamente soddisfacente. Se noi guardiamo i dati sostanzialmente del giugno del 2016, questo 2,5% era un 38%, quindi in due anni o quasi tre abbiamo fatto un grandissimo lavoro di informazione del sistema paese, e questo lo ritengo significativamente un successo. Che il 50% non abbia ancora fatto, 55% abbia realizzato soluzioni, quindi un 45% ancora non l'ha fatto, credo che rispecchi in qualche modo una necessità di capire, di comprendere il futuro, di comprendere queste tecnologie. Mantenere oggi un piano nazionale con gli incentivi sull'iperammortamento, sul superammortamento e sulla formazione non è solo un aiutare le imprese a spendere meno soldi per investire, ma è anche un messaggio di comunicazione di quello che è il futuro e di dove va l'impresa in futuro. Ci racconta qualcosa in questo senso il secondo cartello, che ci indica come su un campione di 236 imprese, il 92% di queste conosce le misure del Piano Nazionale Industria 4.0, metà dichiara di aver usufruito di iper e superammortamento, una su quattro di aver investito almeno 3 milioni di euro, e quindi anche in questo caso appunto riconosciamo come la leva fiscale sia sempre fondamentale per smuovere un po' le acque nel nostro paese. Quindi, come dire, la sensibilità al tema fiscale sì, ma accanto a questo anche la consapevolezza che bisogna innovare per stare sul mercato, professore. Assolutamente, io credo che forse il più grande valore aggiunto che il Piano Nazionale Industria 4.0 ha fatto per il Paese è stato un valore aggiunto di formazione, di informazione, di costruzione della consapevolezza, cioè di aver preso un Paese che ancora non capiva, non sapeva che il futuro dell'impresa manifatturiera è fatto sostanzialmente di dati, non è più fatto di ferro in qualche modo. Altri paesi, prendiamo la Francia, prendiamo la Germania, non hanno fatto una leva fiscale così come l'abbiamo fatta, come l'abbiamo fatto noi, quindi per una volta siamo stati migliori degli altri. Gli altri paesi hanno solo investito in comunicazione, noi abbiamo fatto tutte e due le cose, comunicazione, formazione e anche incentivi fiscali. Abbiamo sfruttato questo vantaggio competitivo che ci siamo dati inconsapevolmente rispetto ad altre economie europee? Io credo di sì, anche per il fatto che altre economie europee stanno chiedendoci e lo stanno copiando quello che noi abbiamo fatto, quindi siamo stati però primi. Però di questo non parla nessuno, il fatto che ci stiano in qualche maniera simulando, emulando. Forse purtroppo credo che l'aspetto mediatico della nostra politica oggi sia su altri temi, che sono per carità assolutamente importanti, ma io credo che sia necessario tornare a parlare di quello che è il vero valore aggiunto del paese. Oggi il PIL del paese è fatto per il 16% di manifattura, però non ci dobbiamo dimenticare che ci sono 2 euro e mezzo che sono legati al mondo dei servizi della manifattura, quindi vuol dire che più del 50% del PIL del paese è manifatturiero. E se un PIL è così importante, vuol dire poi pagare tasse, vuol dire poi avere un gettito fiscale che può essere utilizzato per tante manovre interessanti che magari oggi sono un po' di cui si parla spesso. Professor Taisch, allora va bene fare questi investimenti, va bene utilizzare ovviamente l'incentivo fiscale, il punto è che però ci sono anche delle necessità, c'è bisogno di uomini che sappiano governare anche queste macchine, per cui questi macchinari non cancellano posti di lavoro. Andiamo un po' al nostro tema di partenza. Circa il 30% delle aziende si sente pronto per affrontare l'industria 4.0, il 24% intende colmare il divario attraverso la formazione del personale. E quindi in qualche maniera questa impreparazione da parte dell'industria italiana rispetto a questa rivoluzione tecnologica, l'automazione dei processi,
è un nervo ancora scoperto. Come stanno preparando le aziende, appunto, le persone, a parte reperire le risorse che sforma il Politecnico di Milano o comunque quelle che riescono le università italiane? Che cosa ha censito da questo punto di vista? Quello che noi abbiamo visto è innanzitutto una volontà di formare le persone, ma che io credo che sia una necessità, no? È come dire che io ho consentito con l'incentivo fiscale dell'iperammortamento di cambiare la macchina e di darti una macchina più veloce. Se è passato da una 500 ti ho messo in mano una Ferrari, ma se non ti insegno a guidare quella macchina andrai da 80 km all'ora a 110, non raggiungerai mai il massimo della produttività che quella macchina ti deve dare. Quindi bisogna lavorare sulla tecnologia e sulle persone. Le aziende oggi devono capire di che tipo di formazione hanno bisogno e in questo forse devono essere guidate, perché chiaramente questo non è così facile. I centri di competenza sono nati per aiutare le imprese, parlare di questi temi è fondamentale. Noi abbiamo messo a punto uno strumento di misura delle competenze delle imprese, e che serve proprio ad aiutare l'impresa a capire quali siano le competenze che ha, quali siano le competenze tipiche dell'industria 4.0 che mancano, e quindi in qualche modo aiutarla poi a fare quelle scelte di quell'offerta formativa che tutto sommato ritengo che nel panorama italiano sia presente. Però ci conferma che le applicazioni 4.0 sono molto più umanocentriche di quanto non possiamo pensare. Ci argomenta un po' questa sua considerazione? Io credo che questa sia una grandissima, non è una rivoluzione industriale quella del 4.0, solamente industriale, è anche una rivoluzione sociale, una rivoluzione culturale. Queste tecnologie digitali possono abilitare tutta una serie di categorie di persone che in qualche modo fino a qualche tempo fa erano, lasciatemi dire, un po' escluse dal mondo dell'impresa o dal mondo del manifatturiero. Il manifatturiero è stato sempre ad appannaggio del genere maschile, perché serviva la forza delle braccia, il muscolo, no? Perché voleva dire sostanzialmente spostare pesi. Se domani con l'industria 4.0 il focus si sposta sull'analisi dei dati, sul prendere delle decisioni, beh, il muscolo non è più quello delle braccia ma il muscolo del cervello, e questo sappiamo che anche il genere femminile forse è anche più dotato di quello maschile. Questo quindi è un punto di vista di analisi che devo dire ho trovato molto poco in circolazione. Le riconosco appunto il fatto di aver valorizzato questo aspetto, che paradossalmente questa rivoluzione metterà sullo stesso piano in termini di opportunità uomini e donne in un mondo, quello della manifattura, che in realtà lasciava la componente femminina un pochino più indietro. Corretto, io credo che questo sia un abilitatore in qualche modo di risoluzione del gender issue che è un tema oggi assolutamente importante, e quindi in qualche modo io dico, quando dico che il 4.0 è un abilitatore di equità sociale, è esattamente a questo che mi sto riferendo. Però lo è anche da un punto di vista di un'equità sociale di tipo geografico, di tipo culturale, perché vuol dire per esempio consentire a persone magari diversamente abili, a persone che magari non hanno un livello di preparazione, di essere più efficienti. Noi abbiamo preso un telefono, l'abbiamo messo sul braccio di un operatore, quell'operatore era guidato dalle informazioni che riceveva da questo telefono, e in questo modo ha aumentato la sua produttività del 20%. Beh, a quel punto l'azienda non gli conveniva più sostituirlo con un robot, l'azienda ha tenuto quella persona che non era particolarmente preparata. L'azienda ha risparmiato dei soldi e quella persona ha tenuto un posto di lavoro. Io credo che sia un win-win incredibile che solo queste tecnologie ci possono garantire. Assolutamente. Andiamo al quarto cartello. Allora, sempre secondo questo qua, l'abbiamo intitolato Job and Skill 4.0, sono sempre dati che fornite voi naturalmente dal Politecnico di Milano. Secondo l'Osservatorio Industria 4.0, il 50% delle imprese dichiara di avere già concluso o avviato una valutazione delle competenze 4.0, più di una su quattro ha intenzione di farlo in futuro. Ci sarebbe da dire che cosa stanno aspettando, professore? Beh, infatti io credo che siano già un pochino in ritardo. Se hanno investito già un anno, due anni fa, non le macchine non le stanno usando, credo che non abbiano fatto un grande investimento. Però questo dato è confortante, perché mostra la consapevolezza della necessità di formare le persone. Quindi da questo punto di vista io credo che sarebbe stato un gravissimo errore, fortunatamente mi è stato posto rimedio nella legge di bilancio di quest'anno, andare a togliere l'incentivo sulla formazione. Togliere un incentivo voleva dire in qualche modo comunicare al sistema paese che la formazione non era necessaria, tanto è vero che ti tolgo l'incentivo. Ecco, fortunatamente questa è stato reinserito, e oggi, no, anche nella legge di bilancio attuale, l'incentivo alla formazione industria 4.0 è rimasto. Ed è soprattutto un messaggio per le piccole e medie imprese. Sono proprio le piccole e medie imprese che hanno bisogno di formazione
per coprire quel digital divide, certo, tra la grande e la piccola. Perché hanno anche meno risorse economiche naturalmente da poter spendere per formare anche magari personale che già hanno, per aggiornarlo, e quindi proprio per questo motivo hanno, corretto, bisogno di essere sostenuti da un ambito pubblico. Quali figure mancano alle aziende, professore? Insomma, ci racconti un po' qualcosa di concreto che emerge dai vostri osservatori. Cosa vi chiedono le aziende? Beh, le aziende oggi ci chiedono di avere delle persone immediatamente pronte, che abbiano una capacità di analisi dei dati 4.0 mette a disposizione, superiore a quella di prima. Lo scenario è un po' questo, è come se il nostro colletto blu, che era abituato a caricare una macchina, a scaricare macchine, a schiacciare bottoni, domani deve non solo saper fare, ma deve anche saper gestire, sapere analizzare i dati, sapere analizzare informazioni. Quindi è un colletto blu che diventa un po' più colletto bianco, un colletto azzurro, no? in qualche modo. Ecco che è questo quello che le imprese oggi ci chiedono, e in questo torna a quello che dicevamo prima, no? Anche una nobilitazione dell'uomo e della persona, una persona che deve dal saper fare anche al saper decidere. In questo senso credo che sia un ulteriore elemento in qualche modo di abilitazione della persona e di nobilitazione del ruolo delle persone, dell'operatore. Diamo un nome alle varie competenze necessarie appunto per abilitare la trasformazione 4.0. Ci aiuta qua il nostro ultimo cartello, lei ci deve tradurre in termini comprensibili di che tipo di professioni stiamo parlando. Applicazione Lean Manufacturing 4.0. Chi fa questo lavoro? La Lean Manufacturing è una tecnologia, una tecnica che è stata messa a punto in Giappone ormai una ventina d'anni fa, ed è vuol dire sostanzialmente avere delle fabbriche che siano più efficienti, che abbiano poche scorte, che consumino poco spazio, poca energia. Il 4.0 vuol dire avere queste tecnologie che consentano di prendere queste decisioni, quindi fabbriche snelle, fabbriche più efficienti che costano di meno. La gestione della supply chain digitale. Oggi un'azienda non produce da sola, un'azienda ha dei fornitori e spesso questi fornitori a loro volta hanno altri fornitori, e questa azienda vende non direttamente al consumatore finale, vende a un intermediario che poi a sua volta vende. Questa si chiama catena logistica, si chiama supply chain. Oggi non è importante solo connettere le macchine con le macchine, noi dobbiamo anche connettere le imprese con le imprese. Ecco, gestione di una supply chain digitale, cioè connessa, in cui ogni impresa è in grado di passare dati ad altre imprese, vuol dire questo. Cyber security, qui siamo già in un terreno un pochino più noto, però effettivamente le aziende, quando devono occuparsi di questo ambito, di che tipo di professionalità hanno bisogno per poterlo fare? Hanno bisogno di persone che mi lasci dire, sappiano fare gli attacchi in maniera tale che sappiano difendersi. Proteggersi nel caso. Oggi scambiare dati è imprescindibile, non si può più pensare di fare business senza scambiare dati. Il timore, purtroppo ogni tanto si sentono ancora degli imprenditori che dicono no, ma io i miei dati me li tengo chiusi nel mio server in azienda, ecco, è come una persona che non ha capito che non può operare in una maniera connessa. Allora, se io sono connesso è chiaro che il rischio che poi qualcuno usi i miei dati, cioè proteggere è fondamentale. Però attenzione, è anche vero che la mia sensazione è che spesso si abbia un valore percepito dei propri dati che è superiore a quello che poi quel dato ha bisogno. I bilanci sono pubblici spesso, quindi poi io molto facile anche risalire a quanto produci, a cosa produci, a dove vendi, quindi a volte c'è anche una paura, credo, che non sia condivisa. L'ultima competenza, che cosa fa chi si deve occupare di manutenzione smart e relazione persona-macchina? Beh, la manutenzione vuol dire tenere le macchine efficienti. Se io ho comprato una bellissima macchina ma poi non faccio manutenzione, evidentemente quella macchina sarà molto meno produttiva. Oggi noi con le tecnologie digitali abbiamo la possibilità di passare a un nuovo modello di manutenzione, vuol dire fare una manutenzione predittiva, cioè andare a prevedere quando un componente si andrà a guastare e intervenire per riparare questo componente prima che questo guasto avvenga. Questo vuol dire meno costi, vuol dire a volte anche maggiore sicurezza, perché poi un guasto può avere anche delle ricadute sulla sicurezza delle persone. Professore, lei scrive i suoi commenti e ne rilascia spesso anche sul Sole 24 Ore su questa rivoluzione, trasformazione, chiamiamola come vogliamo, anche molto accattivanti, a parte l'aspetto che avevamo sollevato prima relativamente alla riduzione della divaricazione fra competenze maschili e femminili che la rivoluzione digitale appunto può portare, una riduzione per l'appunto di questo gap, di questo spread anche in questo mondo, certo, possiamo riportare appunto questo termine. Lei sottolinea, e anche questo mi ha colpito molto, che c'è un altro aspetto da non sottovalutare nel mondo 4.0, perché in realtà, anche se questo forse noi non lo vediamo, sta avvicinando i giovani alla fabbrica, quindi manufacturing è sexy. Sì, è un tema che mi è molto caldo e che è nato in qualche modo un po' per gioco qualche anno fa, perché
mia figlia torna a casa da terza elementare e mi racconta che io facevo un lavoro bruttissimo perché insegnavo a costruire le fabbriche, se costruivo le fabbriche insegnavo a inquinare il mondo. Ah, ecco. Uno spirito sindacale già di coscienza ambientale molto sviluppato. Ma io poi le ho chiesto chi le avesse detto questa cosa ed era la sua maestra. Allora, al di là del fatto che poi mia figlia quella sera si è presa 2 ore di lezione sulla sostenibilità del manifatturiero, poverina, però io lì mi sono reso conto che noi oggi, e pochi anni fa, solo 8 anni fa, insegnavamo ancora ai nostri ragazzi una visione di un mondo, di una fabbrica, di un'impresa che era un mondo di 30-40 anni fa. Oggi le fabbriche sono pulite, oggi le fabbriche sono luoghi molto più sicuri, non inquinano. O non inquinano come inquinavano molti anni fa. Quindi il tema è che noi dobbiamo trasferire questa immagine moderna, non trasferire l'immagine che noi o i nostri padri ci hanno trasferito di questo manifatturiero. Manifatturiero vuol dire valore, vuol dire valore aggiunto, vuol dire posti di lavoro che oggi hanno... Riesce l'università a trasmettere questi messaggi? Ma è troppo tardi, perché quelli che noi abbiamo in università sono quelli già convinti che il manifatturiero è sexy o che l'impresa sia un posto di lavoro interessante. Noi dobbiamo convincere i genitori, dobbiamo convincere i professori delle scuole medie superiori. Una proposta che avevo fatto una volta è che l'alternanza scuola-lavoro avrebbe dovuto essere fatta non solo agli studenti ma anche ai professori delle scuole medie superiori, perché toccassero con mano che cosa voglia dire oggi impresa, che cosa voglia dire oggi fabbrica, che cosa voglia dire oggi produrre dei prodotti intelligenti che non solo migliorano il nostro tenore di vita ma abilitano anche creazione di posti di lavoro. Il manifatturiero oggi è il più grande creatore di posti di lavoro, non solo in maniera diretta, ma con tutti i servizi che vi sono associati. E tra l'altro dovremmo anche sfruttare un altro vantaggio competitivo che abbiamo in questo momento, la grossa difficoltà che ha la più grande economia manifatturiera d'Europa, che è la Germania. Potremmo anche sfruttare questo momento per scavalcarla magari. Ma noi abbiamo una grande opportunità, perché oggi col digitale veramente il costo della manodopera non è più un fattore competitivo come lo era prima. Produrre utilizzando queste tecnologie in Italia o in Cina è diventato molto più conveniente e quindi questo abilita anche il cosiddetto reshoring, cioè il fatto di riportare fabbriche che avevamo spostato in paesi asiatici e riportarle vicino ai mercati e riportarle in Italia. Abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, professore, allora vorrei mostrare ai nostri ascoltatori, ho fatto l'apertura appunto del collegamento su internet, del vostro, vorrei raccontare che cosa fate con il vostro MADE, del vostro Competence Center per Industria 4.0 guida Politecnico di Milano. Eccolo qua intanto inquadrato. MADE è uno degli 8 Competence Center che sono stati finanziati dal Politecnico, dal Piano Nazionale Industria 4.0 e quello a guida Politecnico di Milano. Abbiamo anche l'Università di Brescia, di Bergamo e di Pavia, 39 aziende che hanno aderito, INAIL, saranno 2500 metri quadri dove ci saranno pezzi di fabbrica Industria 4.0 per fare sostanzialmente 3 cose. Uno, proseguire in quella direzione dell'orientamento, dell'informazione. Ancora alcune imprese, quel 2,5% non lo vediamo più. Fare formazione, perché dobbiamo formare i lavoratori, e poi anche e soprattutto fare trasferimento tecnologico, che è quello che serve al Paese. Magari sarà l'oggetto della nostra prossima conversazione, professor Taisch. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. È tutto, ci rivediamo alla prossima puntata. Buon pomeriggio.